Frutta e verdura sono magiche, perché riportarle soprattutto in questo momento dell'anno al centro della nostra nutrizione, magari anche concedendoci una depurazione un poco più attenta, perché abbiamo bisogno di accompagnare il corpo in questa trasformazione. Passiamo dall'estate, un clima caldo, un clima magari anche umido, all'autunno e poi all'inverno e il nostro corpo deve necessariamente trovare un nuovo equilibrio. Dobbiamo accompagnarlo. Allora, questo è il momento di decidere se noi siamo innati nella nostra salute, o meglio, il nostro corpo tende all'equilibrio e tende alla salute, e noi vogliamo attivare questa energia, aiutarlo, oppure se delegare in qualche modo la nostra salute sempre a realtà esterne di controllo. Ma in un tempo nel quale tutto è così tanto controllato, la nostra innata consapevolezza alla salute e all'equilibrio non può agire. Allora, se per noi è per scontato tutti gli anni prendere un raffreddore, un'influenza o un mal di stomaco, in realtà questo non è affatto un passaggio d'obbligo per tutti. Anzi, laddove questo accade, significa che il corpo ha davvero un terreno un poco, come dire, fragile e avrebbe bisogno di supporto, di essere depurato, ok? E di essere sostenuto in un modo nuovo. Come noi ci intossichiamo? Non ci intossichiamo solo attraverso quello che mangiamo, ma ci intossichiamo attraverso i nostri pensieri, ci intossichiamo magari con un'assunzione costante di farmaci, ci intossichiamo a volte appunto con l'assunzione di un vaccino, magari nel quale all'interno vi sono tanti metalli pesanti. Io seguo molte persone in questo momento che hanno scelto appunto di assumere un vaccino e hanno magari delle problematiche in sé che andrebbero e vanno risolte, anche curate e accompagnate attraverso un percorso di depurazione. Allora, mai come adesso, mai come in questo cambio di stagione, è importante depurarci, come concedendoci 1, 2, 3 giorni, anche qualche giorno in più, a base di monodiete di frutta. È essenziale, sì, perché la frutta ha in sé tutto quel contenuto di fibra, di zuccheri, di glucosio, di vitamine davvero essenziali per la nostra salute. Ma non solo, questo composto di fibra, di zuccheri e di vitamine fa sì che il nostro corpo depuri molto velocemente, ma al tempo stesso prenda energia e quindi pulire, ma al tempo stesso sostenere. Io suggerisco per esempio una giornata a base anche di mango esclusivamente o papaya, due frutti così importanti per la cura del nostro intestino, del nostro fegato e del nostro pancreas. Allora vi farò vedere nei prossimi video alcune idee da assumere.